Benvenuti amici di androidworld.it, oggi vi voglio parlare di Flashify. Flashify è un'applicazione che richiede permessi di root, che abbiamo visto anche nei giorni scorsi, appunto come ottenere facilmente su Nexus 4, che si occupa di fare tante cose al posto nostro. Tante cose, per esempio, dopo che abbiamo accettato il disclaimer, flashare ad esempio una nuova recovery, cambiare kernel o installare direttamente un file zip. Lui ci propone ad esempio di scaricare le Google App, ma insomma se abbiamo altri pacchetti zip installabili tramite recovery, si occuperà Flashify di farlo al posto nostro in maniera praticamente automatica e pressoché immediata. Le funzioni sono quelle che vedete qui riassunte, l'interfaccia è moderna ma comunque molto semplice. E anche le impostazioni, siamo al momento nella versione free, esiste poi anche quella a pagamento che comunque non cambia molto le impostazioni che sono molto basilari. Qui abbiamo elencati tutti i nostri account cloud, quello che dobbiamo fare è semplicemente cliccare su uno di essi, concedergli il permesso, in quel momento l'autorizzazione di Chrome non ci interessava, e a questo punto potremo usufruire di tutti i nostri account cloud per i backup. Come vedete, una volta effettuato il login, compariranno tutti i backup precedentemente effettuati. Abbiamo questi due backup che avevamo fatto appunto per prova in precedenza, possiamo farne comunque un altro nuovo. Questi erano i backup del kernel, possiamo eseguire un backup su Dropbox della Clockwork Mode attualmente installata. Vedete, vengono concessi i permessi di root e qui tramite un semplice clic possiamo ripristinare sia il kernel che la recovery. Se a questo punto volessimo cambiare recovery, perché per esempio ci piace l'idea di passare alla TeamWin Recovery Project, qui possiamo selezionare la versione da installare, ovviamente l'ultima è la più recente, tempo di preparazione al download, che speriamo sia abbastanza veloce, anche se ancora non è partito. Ok, aspettiamo, in questo momento sembra che, esatto, stia per partire il download vero e proprio, con una velocità che, come vedete, non è molto elevata. Purtroppo non dipende ovviamente da Flashify, è solo un fatto di connessione, come forse avrete già intuito, abbiamo la wifi un pochino satura in questi giorni e quindi occorre insomma un attimino di pazienza per riuscire a scaricare tutto il file e per fortuna che il file è anche abbastanza piccolo. Ok, dai 60% prima che si spenga tutto. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Controllo, ok, come vedete, finestra di dialogo abbastanza simpatica che ci chiede se installare la nuova recovery, maybe not, yup. Come vedete, il flash è stato completato direttamente dall'applicazione stessa, senza bisogno di riavviare in recovery. Ci dice alla fine appunto che se vogliamo possiamo riavviare oppure scegliere di flashare ulteriori cose. Vediamo un attimo che succede al riavvio. Ok. A questo punto ne approfittiamo per farvi vedere la nuova recovery. Prima avevamo la Clockwork, come testimoniava appunto Flashify. Prima avevamo la Clockwork Mode e adesso, come potete vedere, TeamWin Recovery Project versione 2633, esattamente quella che avevamo installato tramite Flashify. Riavviamo rapidamente il sistema, tanto per confermare che tutto è andato a buon fine e che non ci sono problemi, e ritorneremo ovviamente all'interfaccia di Flashify con la recovery nuova già installata. E con la possibilità appunto di cancellarla o effettuare ulteriori backup. Eccoci qua, come vedete, Flashify conferma nuovamente di aver installato la 2633. Se andiamo anche nella parte dei backup della recovery, adesso segna correttamente TWRP. Alla stessa maniera in cui abbiamo installato la recovery, potete installare qualunque altro tipo di software, ovvero di recovery, di kernel, di
Google App o appunto di software aggiuntivi. Anche appunto il cambio di un kernel è una cosa veramente rapida e immediata e avviene esattamente nella stessa maniera della recovery, quindi insomma non perdiamo ulteriore tempo anche perché appunto la connessione come sempre non è rapidissima. Per questa recensione di Flashify è tutto, un saluto da Nicola Liga, sperandroidworld.it.